Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato ad un imprenditore veneziano che è andato in Thailandia ed è stato accolto molto favorevolmente dagli imprenditori thailandesi che hanno pensato di in qualche modo avviare una joint venture con imprenditori veneziani. Lui fa un po' da tramite, da collegamento, ve lo presento subito, è qui con noi Davide Piperno, tecnico ortopedico, pesarese ma veneziano d'adozione, è qui da 20 anni, lui appunto si occupa di progettazione di ausili per disabili. Allora, come è andata in Thailandia? È stato un viaggio molto interessante. E ringrazio un po' anche il ministro di Roma che ha in qualche maniera partecipato anche allo sviluppo di questo progetto, che è un progetto molto interessante perché è quello di portare il nostro disegno italiano in Thailandia, dove in Thailandia esiste tecnologia, esiste basso costo, ma esiste anche inventiva. Cioè l'idea è quella di ricreare una collaborazione tra la Thailandia e l'Italia per poter sviluppare non solo prodotti a basso costo, ma prodotti che possono essere anche tecnologici. Questo ovviamente in aiuto anche con gli imprenditori veneti, dove nel Veneto abbiamo l'80% di produttori di ausili in Italia. Ecco, quando parliamo di ausili per disabili, di cosa parliamo esattamente? Oggi un ausilio è tutto, un ausilio serve per poter stare meglio, un ausilio può essere anche un paio d'occhiali. Un ausilio è un prodotto che possa migliorare la qualità della vita, che non solo della persona disabile, della persona anziana o della persona che ha delle difficoltà motorie. Ecco, ma questo oggetti, in maniera per generale. Esempio una sedia a rotelle, non lo so. Là abbiamo visto le materiali, che sono materiali in legno, che è un materiale vivo, dove si può produrre anche delle sedie da comodo, delle sedie da poter entrare negli istituti di riabilitazione, con delle caratteristiche particolari. Il nostro scopo è quello di dare a loro l'input, cioè l'inventiva, per poter poi iniziare un percorso commerciale di collaborazione, che poi non è solo export Thailandia-Italia, ma anche Italia-Thailandia. Ecco, allora, lei Piperno è stato nominato dall'ufficio affari commerciali dell'ambasciata thailandese per conto del ministro del Consiglio Commerciale. Quindi, voglio dire, è una nomina importante. Che tipo di creatività è riuscito a rappresentare? La creatività veneta, perché il Veneto in particolare, no? Certo. È avanti su questo. Che tipo di creatività è riuscito a spiegare ai thailandesi? Dunque no, la creatività che a loro manca è l'entusiasmo di credere in qualcosa che sia al di fuori della produzione di massa. Perciò qualsiasi idea inventiva, ovviamente con un valore tecnico funzionale, dà loro sicuramente uno stimolo. Nel seminario che io ho fatto, che è stato un seminario molto importante, e dove c'erano circa un'ottantina di aziende, io ho visto proprio l'interesse di dire dacci delle idee, dateci delle idee, perché noi le possiamo sviluppare. E c'è un momento politico particolare della Thailandia, proprio perché c'è anche un cambio di politica, perché c'è il re che in qualche maniera sta perdendo potere, e questo sicuramente c'è anche un'apertura democratica a quello che è tutto uno sviluppo commerciale verso i paesi europei. Ecco, dacci delle idee, ma qual è il vantaggio che il Veneto dovrebbe trarre da questo? Il vantaggio è che noi abbiamo dei grandissimi disegnatori, abbiamo anche delle industrie che possono creare delle piccole produzioni per poi fare la produzione di massa in Thailandia. Perciò al limite si creerà sicuramente una collaborazione sia a livello imprenditoriale ma sia a livello anche di organizzazione vendita per l'Europa. Oggi l'Italia viene vista come un ponte per l'Europa, uno per le sue coste bagnate dal mare ma anche importante proprio per la sua capacità di potersi adattare. Noi italiani abbiamo tante qualità all'estero, la nostra fantasia, la capacità di adattarsi, cosa che non è comune in altri paesi. Ecco, quindi se ci sono dei disegnatori che si occupano di questo settore, cosa devono fare? Rivolgersi a lei o rivolgersi al governo thailandese? Allora, se ci sono dei disegnatori e questi sono ben visti, eventualmente possono mettersi in contatto con me direttamente, perché poi possiamo sicuramente su dei disegni innovativi poter eventualmente sviluppare anche dei prototipi. Questo finanziato ovviamente anche dal governo thailandese. Bene, quindi insomma, ecco, vedete qualche immagine della Thailandia e l'immagine del seminario che ha tenuto Davide Piperno. Speriamo appunto che questa nostra trasmissione possa in qualche modo aiutare disegnatori in erba che magari vogliono emergere, che rivolgetevi pure a noi e attraverso di noi poi vi metterete in contatto con Davide sì, Piperno. Volevo aggiungere anche la prototipazione, è importante, non è solo il disegno, ma noi possiamo creare dei prototipi che poi possono essere sviluppati. E noi all'estero siamo visti proprio come un paese pieno di inventiva.
Soprattutto il Veneto, no? In questo caso il Veneto, sappiamo benissimo che è la regione trainante per quello che riguarda la parte commerciale italiana, ma effettivamente qui ci sono tante piccole e medie aziende nel settore di ausili, e di per cui è proprio una terra fertile per poter portare avanti il nostro disegno in Thailandia, la nostra idea in Thailandia. Benissimo, grazie Davide Piperno, grazie a tutti voi per averci seguito.